Al Civitale di Agnone si affrontano due squadre della classifica opposta. Il Vasto Girardi matricola il rappresentante di un paese del Molise di 600 unità. Il cattolici che invece seppur da neopromossa come i colleghi molisani sta facendo molta fatica in questo girone F. E se di difficoltà si parla i cattolichini rischiano di capitolare già nono nonno quando Michalowski centra il legno prima che Benedettini sia costituito alla parata sotto misura onde evitare pericoli maggiori. La punizione dall'altra parte di Pasquinino crea grattacampi a Molliciani. Servito in profondità Battistini... Prova il destro, ma la sfera termina sul fondo. In chiusura di tempo, contatto in area di rigore tra Pasquini e Petrone. Per il direttore di gara, trattasi di rigore dal dischetto. Resta immobile Benedettini, invece Kiri Matengue porta avanti Basto Girardi. Trascorrono solo 120 secondi. Dicesa di Battistini, scivolata di Gentili. Con tocco di mano in area di rigore, nuovo penalty questa volta assegnato agli ospiti. Dagli 11 metri, Mellonghi spazza guerra per i momentaneo 1-1. Dalle retrovie nella ripresa nasce il nuovo vantaggio. Molisano Ruggeri lancia il profondità. Chi Maten che trova il sinistro vincente per il 2-1. Passano 8 minuti e il nuovo entrato da Guano arrotonda il risultato portando il vasto Girardi sul 3-1. Al ventesimo, l'uscita balanga di guerra provoca. Un nuovo rigore, dal dischetto si sede in mezzo alle distanze ma non c'è più tempo per il Cattolica per trovare il pareggio poiché il nuovo entrato Cannoni si fa espellere per un'entrata giudicata da rossa su Kiri Mateng. Lo stesso Kiri Mateng poco più tardi apparecchia per Petrone, Benedettini evita il poker, il vasto Girardi si impone per 3-2, continua invece il momento nero per il Cattolica.